Chiunque di noi può dire di aver provato emozioni nella propria vita. Ma io vi dico che non le avete mai provate veramente se non avete mai varcato la soglia di quello stadio. Il Romeo menti. Vi chiederete perché. Anche se mi sarà difficile descriverlo, ci proverò. Prima di tutto devi essere orgoglioso di essere uno stabiese, perché vivi in una città straordinaria e la Juve Stabia rappresenta Castellammare. Senza, tutto ciò non avrebbe alcun senso. Quando ti chiedono che squadra tifi e tu, avendo nel cuore un'altra squadra magari militante in Serie A, rispondi con il loro nome, allora, caro mio, non sei pronto per queste emozioni. Se invece, gonfiando il petto pieno d'orgoglio, rispondi io tifo Juve Stabia, allora il menti è lo stadio che fa per te. Durante la settimana aspetti la partita come se dovessi tornare a casa tua, quella casa dove tutti i tuoi fratelli ti aspettano per gridare insieme e portare alla vittoria le magiche vespe. Arriva il giorno della partita. Tu sei già sveglio, nonostante hai dormito veramente poco, per la frenesia. Esci di casa di primo mattino già con la sciarpa a collo. Pian piano che passano le ore, la città inizia a colorarsi di giallo e blu, finché non giunge il momento tanto atteso dall'intera tifoseria. L'inizio della partita. Curva San Marco. Gli ultras già sono sistemati sulle gradinate. Il cuore inizia a battere più velocemente, varchi la soglia. È lo scenario del menti che ti fa fare un giro di 360 gradi, ammirandolo ogni volta con la stessa emozione. Ti sistemi in piedi, perché non riesci a stare seduto, e guardi i tuoi gladiatori mentre fanno il riscaldamento. Chissà quali saranno i loro pensieri, ti chiedo. Vedi Capitan Molinari che incita la curva. La curva risponde. Si torna negli spogliatoi, ci siamo quasi. Quel quarto d'ora sembra non passare mai, finché la musica che parte dallo speaker dello stadio accompagna le due squadre a centrocampo. Tra gli applausi e l'incoraggiamento a dare il massimo. 10 secondi di silenzio, fischio d'inizio, e la curva che dichiara guerra. I ragazzi corrono, lottano su ogni palla. La squadra avversaria non è da meno, ma noi siamo la Juve Stabia. E questo è il nostro fortino. Bisogna crederci, perché sugli spalti questi cuori battono per voi, con la speranza della vittoria. Avanti Vespe, Castellammare vuole vincere, citavano striscioni. Questa è la prova dell'orgoglio, momento in cui capisci chi è degno di indossare questi colori. E lo capisci dal suo sudore, indipendentemente dal risultato. Dalla curva parte un coro, dai ragazzi, non mollate. Il capitano gonfia il petto, incita i suoi. Tutti in avanti, siamo quasi alla fine. Lancio lungo per Tarantino, che si invola sulla fascia. Ne salta due, cross in mezzo. Quel pallone che fa abbracciare tutti. Il cuore a mille. Danilo Vicius salta più alto di tutti. Spizzica il pallone con la testa che si insacca nella rete. Gol! È il delirio. Un urlo assordante che mette a tacere una volta per tutti gli avversari. Lo zar quasi fa il giro del campo arrabbiato, abbraccia Braille e dice «Mister, ce l'abbiamo fatta!» Il menti è una bolgia. Sembrano tutti impazziti. L'arbitro decreta la fine. È vittoria. Lo speaker urla il nome di Thomas. Saranno circa la metà che gridano Danilo Vicius. Sì, perché purtroppo ci sono molti tifosi che non conoscono o non sanno pronunciare il suo nome, che l'hanno criticato per tutta la partita, l'hanno fischiato ad ogni minimo errore, ma non hanno guardato nei suoi occhi, non hanno apprezzato le sue spugne verso i compagni, non hanno apprezzato il suo sudore, ma solo il suo gol. Qualcuno penserà solo per la maglia. In questo caso, allora, è una legge che deve prevalere per tutti. Come ci sono i giocatori che non meritano la maglia, ci sono anche i tifosi che non meritano la Juve Stabia. Allora dico, il menti non fa per voi. Che ne sanno loro di cosa si prova ad entrare in campo? La squadra si sostiene, non si critica mai. 90 minuti al menti, 90 minuti di emozioni. Forza Stabia, forza Castellammare.